Buona giornata di primo maggio a tutti quanti, buona festività. Iniziamo sempre col segno dell'Ariete. Quest'oggi la luna potrebbe renderti un po' teso, non dare troppo peso ad incomprensioni di poco conto. Toro. Il sogno in questa notte potrebbe portarti dei messaggi. Non sottovalutare questo canale intuitivo. La luna in buon aspetto a Nettuno ne sono complici. Gemelli. Belle sensazioni in questa giornata di festa. Ti avevo avvisato che passando aprile l'amore avrebbe trasformato in modo fantastico le tue giornate. La primavera è pronta anche per te. Cancro. Anche a voi, come al toro, suggerisco di non sottovalutare i sogni di quest'oggi. Leone. Siete smaniosi di avere tutto e subito. Siate cauti. L'autunno non sarà così tonico come questo periodo, per cui vi chiedo di pianificare bene ogni cosa. Vergine. Le occasioni arrivano, ma sappiate dosare il vostro nervosismo e non fate sfumare le buone opportunità. Bilancia. Aprile ti ha fatto guerreggiare, ma qualche battaglia l'avete già vinta. Ora maggio vi porta delle risposte, soprattutto i primi giorni di maggio. Scorpione. Non fatevi sopraffare dal malumore. Vedete tutto nero, ma così non sarà. L'autunno vi porterà nuovi e bei cambiamenti. Sagittario. Cercate di sbloccarvi. Vedo qualche sagittario insoddisfatto e scalpitante. Forse qualche cosa non vi piace nella vostra vita e non è facile da liberarcisi. Capricorno. Cerca di non prestare il fianco a dei momenti di tensione, sia nella sfera lavorativa che in quella familiare. Questa luna in opposizione stuzzica un po' i malintesi. Acquario. Attenzione alle trasgressioni. Siate cauti nelle avventure. E per ultimo il segno del pesci. Siete fra i segni più sensibili dello zodiaco e questa tenera luna per voi vi suggerisce di circondarvi di persone molto affettuose e molto positive. Ed anche per oggi vi saluto e vi aspetto domani. Buon primo maggio a tutti!